Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono ParoCube e oggi siamo qua con un nuovo video. Nel video di oggi vi andrò finalmente a presentare questo zippone bianco e azzurro che qualcuno ha visto nel mio garage già diversi mesi fa. Infatti non è appena arrivato, è qui nel mio garage da diverso tempo, ma ho aspettato a presentarvelo perché ho dovuto concludere e terminare diversi lavori prima di dedicarmi a lui. In questo video andremo a vedere le parti mancanti, il wifi dello zippone perché è davvero messo in condizioni abbastanza gravose, è stato smontato e mancano diverse parti. Quindi andremo a vedere un po' che cosa ne dovrò andare a fare di questo zip, vi racconterò anche la sua storia e alle mie spalle chiaramente vedete il nostro fedele amico che è già pronto per la grippata dell'estate 2019. Prima di partire con il video però vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, di cliccare anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notifiche e chiaramente di lasciare un like al video per supportare il canale e il video stesso. Detto questo, iniziamo. Bene, allora buongiorno a tutti, oggi siamo qui con un nuovo video dove vi andrò a presentare questo Zip SP prima serie, anno 97-98, che ho portato a casa diversi mesi fa. Vi racconterò la sua storia, andremo anche a vederlo nello specifico le condizioni in cui purtroppo giace e vi racconterò anche che cosa ne andremo a fare. Allora, partiamo chiaramente dalla sua storia. Molto brevemente, questo Zip SP era di un ragazzo ormai diventato uomo, divenuto uomo, infatti ormai ha 37 anni, che all'epoca era da giovane, insomma, era anche lui amante di scooter, elaborazioni e Zip SP e come tanti di noi decise di comprarne uno per poterlo preparare ad andare in pista. Poi, a causa delle solite motivazioni che purtroppo spesso capitano, quindi mancanza di tempo, mancanza di soldi, voglia, magari ci si decide in 3-4 amici di dire dai, prepariamo un mese insieme e andiamo a correre. Poi in realtà uno si tira fuori, l'altro cambia idea e quant'altro, o cambio di passioni, il mezzo è rimasto smontato all'interno di un garage per tutto questo tempo. Fino a quando sono venuto a saperlo, gli ho fatto un'offerta e ci siamo accordati e sono andato a ritirarlo. Quindi eccolo qua. Il mezzo chiaramente si presenta in queste condizioni, quindi smontato. Mi era stato dato anche addirittura senza il suo blocco motore, infatti al momento monta un blocco motore Hexagon 150, quindi il bloccone che ho montato io. Perché lo sono andato a ritirare. Allora, l'idea iniziale, perché questo scooter ce l'ho da diverso tempo in garage, era quello di andarlo a preparare per poterci andare a correre ogni tanto in pista io e Zip SP Cavalian. L'idea poi è stata bocciata in quanto purtroppo ci siamo resi conto che il tempo a nostra disposizione è davvero davvero poco. Non ci sarebbe quindi stato tempo ulteriore da poter dedicare a lui e quindi per questo motivo e anche per una serie di costi da dover affrontare abbiamo deciso di per il momento lasciarlo così com'è, nelle condizioni in cui si trova, poi magari in futuro si cambierà qualche cosa, di ritentare il discorso pista. È chiaro che il tempo purtroppo è sempre quello che è, perché come vi ricordo è finita ormai da diverso tempo l'epoca della scuola in cui c'era tanto tanto tempo libero. Lavoriamo tutti e due 8-10 ore al giorno. E arriviamo a casa, abbiamo chiaramente da dedicarci a famiglia, casa e via discorrendo, e quindi il tempo è sempre purtroppo limitato, anche se la passione spinge tanto e quindi si cerca di darci dentro quanto più possibile nei momenti liberi. Detto ciò, quindi ho deciso di rimetterlo leggermente in sesto, comunque di prepararlo alla bene meglio, più che altro come mezzo da test. Quindi quando devo fare dei test su, ad esempio, nuovi blocchi motori, fare dei test su carburazione, su un nuovo cilindro preparato, su determinate, insomma, situazioni, ho deciso di utilizzare questo tipo di telaio in modo da lasciare stare
lasciare funzionante e montato il nostro zippone chiaramente 180. E quindi per questo motivo andrò a fare determinati accorgimenti senza dilungarmi troppo, senza perderci troppo tempo, da renderlo funzionante. In particolar modo sarà, perché adesso dovrò testare un nuovo progetto, comunque prossimamente andremo a tirare giù il blocco motore, a montare un 172 senza andarlo a revisionare completamente, ma semplicemente andando a installare il cilindro nuovo, il carburatore e chiaramente tutto ciò che manca per renderlo funzionante, perché dovrò fare dei test su un nuovo progetto che per il momento non vi dico nulla. Per farla breve, andremo a installare chiaramente un radiatore, le sospensioni sono quelle originali, per il momento ci vanno benissimo. Come strumentazione andrò a mettere la Micron, provvisoria chiaramente, per fare e vedere come si comporta il motore. E poi seguiranno chiaramente alcuni lavori per poter rendere il mezzo un pochino più assemblato, diciamo così. Detto questo, io direi che possiamo partire con la presentazione del mezzo invece, che come vedete si dimostra in non troppe bene condizioni, insomma. All'anteriore possiamo vedere una strumentazione di tutto rispetto, con freni ovviamente Wi-Fi, manopole Wi-Fi, strumentazione di ultimissima generazione, tutta Wi-Fi e Bluetooth, si collega direttamente con il cellulare, e il gas, anche questo è chiaramente Wi-Fi, ma vi posso assicurare super potente. Freno davanti non serve, perché c'è già quello dietro che, essendo Wi-Fi, è super super potente. E fortunatamente, per quanto riguarda le carene invece del retroscudo, sono chiaramente tutte presenti. C'è stata data anche la pedana, che al momento è mancante, d'accordo, è stata posizionata altrove. Ci sono stati dati anche i fascioni, che sono però tagliati, ma ad ogni modo li andremo a montare. E la cosa carina del questo zippone è che è stato fatto un lavoro sulle carene alquanto rispettabile. Perché? Perché sono carene smontabili, cioè separabili. Mi spiego meglio. Nella parte bassa, questa, come vedete, la carena è stata tagliata, d'accordo, e è stato fatto un attacco sia in questa parte sia in questa parte, vedete sotto, per poter andare a rimuovere solamente la parte inferiore. Questo è molto utile perché, come ben sapete, nello Zip SP, a meno che non si vada ad asolare tutta la parte sotto della carena, non si riuscirà a tirare giù lo scudo senza smontare tutte le volte la forcella. Quindi loro hanno fatto questa modifica per poter rimuovere la carena anteriore senza dover andare chiaramente a tirare giù la forcella tutte le volte, perché è una cosa veramente impensabile. Ovviamente griglie Wi-Fi ovunque, faro anche questo Wi-Fi per massimizzare le prestazioni, radiatore Wi-Fi, anche qui non c'è, veniva raffreddato il motore con il pensiero, manca anche la battuta di fine sterzo, infatti come vediamo può girare praticamente a 360 gradi, si blocca solamente perché c'è il parafango che sbatte contro la carena. Il telaio, come vedete, è stato riverniciato totalmente di azzurro e quindi siamo veramente color cielo, quindi siamo a grandi quoti qua. Stessa cosa i cerchi, come vedete, verniciati di azzurro, e le carene sono color fondo, tranne quella che chiaramente è stata grattata. La carena posteriore, gli era stato fatto anche il classico foro, vedete, utilizzo pista, per poter andare agevolmente a lavorare sulla candela, sul cilindro, senza avere poco spazio come è nell'originale, che c'è solamente il nostro coperchietto. Nella parte posteriore chiaramente vedete manca la pedana e la parte dei fascioni, quindi la parte sottostante alla carena. Il faro fortunatamente c'è ancora, con anche tutto il portatarga lungo originale, sospensioni, come vi dicevo prima, originali, d'accordo, e chiaramente, cosa che sono andato a installare io per poterlo trasportare e muovere, così almeno era su due ruote, sono andato a mettere su
il bloccone 150, dove prossimamente lo andremo a smontare, come vi dicevo, per andare a montare su un cilindro 172 perché mi servirà per fare delle prove, quindi comunque farò tutti i video, stay tuned. Sottosella, la sella è di quelle buone, quindi guardate, ancora in perfetto stato, morbida, buona. Perfetto. E andiamo chiaramente ad aprire, dove vediamo che ecco qua. Vediamo che chiaramente manca il serbatoio dell'olio. Qua dentro c'è dello schifo totale. Probabilmente ci hanno dormito i polli quando dovevano andare a fare le uova. E tappo gasoline per massimizzare anche questo le prestazioni. E direi che per il momento non c'è altro da presentare perché qua siamo a livelli massimi di wifi tra i mezzi da me e ZipSP Cavaglian posseduti. Quindi non spetta altro che fare i lavori. Io direi che per il momento come presentazione è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, lasciare un like al video per supportare il video, lo Zip SP in tra virgolette restauro e il canale stesso. Se ci sono delle domande, chiaramente ci sono i commenti e se avete poi anche delle idee da darmi, sono sempre ben accette, quindi potete tranquillamente scrivermi. Seguiranno, quindi stay tuned, a breve i video chiaramente anche dello smontaggio del blocco motore e del montaggio del nuovo cilindro. Quindi andremo a smontare un cilindro completamente originale, un blocco motore completamente originale mai smontato per quanto riguarda chiaramente la termica e andremo a vedere in che condizioni giace dopo quasi 15 anni di lavoro e fermo, perché è rimasto poi anche chiaramente fermo questo bloccone qua. Detto questo, io vi saluto da FaroTube e dallo Zip SP prima serie, wifi e tutto. Un saluto. Alla prossima!